Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Oggi, mercoledì 25 maggio, è iniziato quello che si usa dire in gergo il switch off, cioè il cambio di canali che riguarda tutta la rivoluzione prevista ormai da tempo per le emittenti televisive. Per Toscana TV, che potrete vedere sul canale 11, il tutto è iniziato dalla provincia di Massa, poi vedete nella nostra grafica di apertura tutte le altre aree, tutte le altre province interessate dalla giornata di domani fino al 6 di giugno. Detto questo, che vi ricorderemo anche nel corso del giornale, adesso l'apertura è dedicata alla politica perché la candidata sindaco del centro-sinistra a Pistoia, Federica Fratoni, lancia un'idea, quella di, diciamo, in buona sostanza delegare la Pistoia Green Partner, e parliamo del settore vivaistico, per i grandi eventi, in particolare per le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Pistoia, green partner dei grandi eventi nazionali e internazionali a partire dalle Olimpiadi Milano Cortina del 2026. È l'idea lanciata da Federica Fratoni, candidata a sindaco di Pistoia per il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, annunciata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato in videocollegamento Domenico Carretta, assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi del Comune di Torino, che ha parlato della partnership che si è creata ultimamente fra il mondo del vivaismo pistoiese ed Eurovision, la manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo piemontese, e Franco D'Alfonso, ex assessore del Comune di Milano, con delega a commercio, turismo e marketing territoriale durante il mandato del sindaco Giuliano Pisapia ed in prima linea nell'organizzazione di Expo 2015. Sì, l'idea è quella di candidare il nostro verde per i grandi eventi. Ne parliamo con l'assessore Carretta dei grandi eventi del Comune di Torino e l'ex assessore D'Alfonso, che lo è stato per il Comune di Milano ai tempi di Expo. Quindi il nostro verde, che è così conosciuto e che già lavora ai grandi eventi grazie alle collaborazioni che singoli vivaisti riescono a instaurare, vedi appunto Eurovision di quest'anno con l'ottima ditta Breschi, può essere e deve diventare il green partner dei grandi eventi italiani. Il prossimo grande evento sarà Milano Cortina, e quindi l'idea è quella di costruire fin d'ora, con le relazioni fra amministratori, fra comuni, rete della quale noi siamo molto fieri e orgogliosi e che vogliamo corroborare e consolidare per il Comune di Pistoia, di lavorare proprio perché il distretto vivaistico, il verde pistoiese, siano green partner di tutti i grandi eventi italiani d'ora in poi. Su quella che abbiamo definito una sorta di polemica fra il Presidente della Regione Giani ed il Sindaco proprio di Pistoia, Tomasi, sulla presenza del Presidente, appunto del Governatore, ad un'iniziativa della stessa Federica Fratoni, oggi da segnalare le dichiarazioni in risposta a Tomasi proprio di Giani, il quale ha detto: l'importante è che mi inviti il Sindaco di Pistoia e non faccia delle cose di parte. La Regione ha finanziato oltre 4 milioni la ristrutturazione dell'Istituto Cino da Pistoia. Sono soldi regionali. Io, quando l'ho proposto, non ho guardato se c'era un'amministrazione di destra o di sinistra. Il Sindaco è andato lì da solo spiegando che era merito suo. Sicuramente, ha proseguito Giani, concorre al progetto, ma correttezza avrebbe voluto che chi queste risorse le ha date venisse invitato. E restiamo però ancora in quest'area, oggi al centro di molte notizie, perché la sottosegretaria Ascani ha incontrato le cooperative. Anna Ascani, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, ha incontrato a Pistoia il mondo delle cooperative, che nella provincia pistoiese sono 52, impegnate nei campi più svariati, ma soprattutto nei servizi alle fasce più deboli della popolazione. Una realtà che chiede attenzione in quanto formula vincente, in cui i lavoratori sono anche soci della loro impresa, ha spiegato Fabrizia Fagnoni, vicepresidente Confcooperative Toscana Nord e presidente territoriale di Pistoia.
Pistoia, di conseguenza con grande capacità di innovazione e anche di proposta. All'incontro ha partecipato anche Federica Fratoni, candidata a sindaco di Pistoia per il centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, e Annalisa Primavera, presidente della cooperativa Quadrifoglio e candidata al Consiglio Comunale di Pistoia nella lista del PD. In realtà appunto questo mondo è talmente trasversale che tutto quello che è scritto nel PNRR si può applicare al mondo cooperativo, gli si può applicare Transizione 4.0, sono 14 miliardi di euro destinati alle realtà che sono in transizione e destinati anche alla formazione al digitale, che è una delle questioni più delicate in questo momento. Ci sono tutti i fondi sulla transizione ecologica, quelli di cui parlavo prima sulle comunità energetiche, che sono 2 miliardi solo nel PNRR, e poi c'è questo progetto che stiamo curando insieme all'Alleanza delle Cooperative, proprio sulle cooperative di comunità. Il Parlamento ne sta discutendo, la proposta di legge è in questo momento al Senato e speriamo di arrivare presto in fondo, perché sarebbe importante poter dare una risposta anche legislativa a un mondo che appunto attende riconoscimento. Andiamo avanti col giornale, da Pistoia ci trasferiamo a Firenze, vi facciamo vedere e vi spieghiamo anche come, con Chiara Valentini, dove passerà la nuova pista dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze Peretola, appunto. Dalla zona dell'aeroporto di Peretola in cui si trova l'aeroclub è possibile rendersi conto da dove passerà la nuova pista lunga 2200 metri. L'inizio sarà sovrapposto a quello attuale, ma poi si inclinerà maggiormente verso la A11, spostando il cono di volo tra Case Passerini e il territorio meno abitato di Sesto. La pista si allontana anche dal polo scientifico e il fosso reale sarà appena deviato. L'attuale pista di Peretola è lunga 1750 metri, ma per la presenza di ostacoli, le cosiddette soglie di pista, i punti sui quali gli aerei possono toccare terra, sono più corte, 1455 metri in atterraggio e 1674 metri in decollo. Il Monte Morello fa sì che in presenza del minimo evento meteorologico, soprattutto il vento in coda oltre i 10 nodi, molti aerei debbano essere dirottati su Pisa o Bologna. Con la diversa angolazione della pista, oltre la sua maggiore lunghezza, il problema del vento, che normalmente impedisce agli aerei di atterrare, sarebbe in larga parte superato. Parliamo adesso di rifiuti. Il sindaco di Firenze Nardella, sugli aumenti relativi proprio a questo settore, dice no ad accuse generiche. I 6 milioni per attutire l'impatto degli aumenti tari non erano scontati per noi, in una situazione di bilancio molto difficile. Ed è stato un grande sforzo quello di mettere queste risorse per le imprese e le famiglie come ristoro per ammortizzare al massimo l'aumento delle tariffe. Non accetto accuse generiche. Come sindaco ho fatto tutto quello che si poteva per realizzare impianti nel mio territorio e sono pronto a farlo ancora. Questa è la risposta del sindaco di Firenze Dario Nardella alle numerose critiche, come quelle della CNA, a proposito dell'aumento della tariffa dei rifiuti. In un momento in cui imprese e cittadini sono gravati dai rincari dei costi energetici, di materie prime, del costo della vita, e il sistema economico imprenditoriale ancora sta cercando di ripartire dopo la batosta del Covid, aumentare la tariffa dei rifiuti è offensivo e irresponsabile. Così il presidente di CNA Firenze Metropolitana, Giacomo Cioni, all'indomani dell'ok dato dall'Assemblea ATO all'aumento della bolletta dei rifiuti. Se avessimo avuto il termovalorizzatore a Firenze non ci saremmo trovati in questa situazione, ha aggiunto Nardella. Noi abbiamo ancora un sistema condizionato dallo smaltimento in discarica e dal fatto che i rifiuti li portiamo fuori con costi molto elevati. Speriamo che le associazioni ci sostengano in questa battaglia per accelerare il piano regionale dei rifiuti e per spingere affinché si realizzino gli impianti di nuova generazione che vogliamo fare. Sulla collaborazione con altri comuni, ha concluso il sindaco, insieme a Empoli, ad esempio, abbiamo sposato una linea molto coraggiosa per realizzare impianti. Parliamo di denuncia dei redditi a Prato. Pensate, un contribuente ogni quattro è di origine straniera.
Tra le province, Prato è prima in Italia per incidenza di contribuenti stranieri ogni 100. Nel 2021 l'incidenza ha superato il 23%. A dirlo è uno studio della Fondazione Moressa, istituto di ricerca della CGA di Mestre. La Fondazione ha esaminato i dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno, registrati complessivamente più di 4 milioni di contribuenti nati all'estero, un numero importante ma per la prima volta in calo rispetto al passato, con una conseguente diminuzione dei redditi dichiarati, scesi del 4,3%, e dell'IRPEF versata, diminuita dell'8,5%. Con 45.506 contribuenti stranieri, il 23,4% del totale, l'area pratese è al primo posto della classifica italiana per incidenza, seguita da Bolzano, che è seconda, ma con uno stacco considerevole, 16,8%. Solo un'altra provincia toscana tra le prime 20, Firenze, sedicesima con 101.723 contribuenti nati all'estero che, rapportati al totale dei cittadini che hanno presentato la denuncia dei redditi, rappresentano il 13,7%. I 45.506 contribuenti stranieri residenti nella provincia di Prato hanno prodotto un volume di redditi di 596 milioni di euro, con un reddito medio pro capite di 13.820 euro, 94 milioni di IRPEF versati, in media 3.370 euro a testa. La differenza tra il reddito italiano e il reddito straniero a Prato è di 9.340 euro, vale a dire che un contribuente italiano ha dichiarato un reddito medio sopra 23.000 euro. Lo studio ha messo in fila anche la nazionalità dei contribuenti stranieri. In Italia i più numerosi sono i romeni, se ne contano 654.000, seguiti da albanesi, marocchini e cinesi. Questa è una settimana in cui si è ricordata la strage di Capaci, la strage di mafia vicino a Palermo, dove morì il giudice Falcone, sua moglie e l'intera scorta, dilaniati da un'esplosione di tritolo. Ma anche nella notte fra domani, giovedì e venerdì, la strage ancora di mafia in via dei Giorgofili a Firenze, anche qui un pesante tributo di vittime. A Prato oggi c'è stata la ricorrenza per commemorare Capaci e ai microfoni di Nadia Tarantino parla il fratello di Francesca Morvillo, la vedova di Giovanni Falcone, vittima anche lei dell'esplosione. 30 anni dalla strage di Capaci, 30 anni da quando quei 5 quintali di tritolo non uccisero solo il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli uomini della scorta, ma svegliarono anche la coscienza civile e rafforzato, come mai prima era successo, il sentimento antimafia. Anche Prato ha celebrato l'anniversario, lo ha fatto oggi, due giorni dopo il 23 maggio, in piazzale Falcone e Borsellino, davanti al Palazzo di Giustizia. Presenti le autorità e presente l'ex procuratore di Trapani, Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone. Sono passati 30 anni dalla strage di Capaci, dalla strage anche di Via D'Amelio. Il ricordo però dell'Italia è ancora molto vivido. Perché in un paese che storicamente non ha una grande memoria? Ma il ricordo è sempre vivo perché il sacrificio di tanti uomini e donne che hanno dato la vita per un ideale di legalità e di giustizia, è ormai un patrimonio nella memoria di tutti gli italiani che hanno ben percepito la grandezza del sacrificio di queste persone. Lei ha lanciato una sorta di allarme che per la verità non è nuovo, e cioè la difficoltà di un pezzo di Palermo a staccarsi da quegli ambienti che sono chiaramente mafiosi. Purtroppo stentiamo a realizzare una condizione necessaria per percorrere l'ultimo pezzo di strada per liberarci dalla mafia, e cioè quello di volerlo tutti insieme con una stessa etica antimafia rigorosa e intransigente, perché fin quando ci sarà qualcuno che riterrà che l'essersi venduto alla mafia, tanto da essere condannato e avere anche espiato la pena, non è qualcosa che comporti un giudizio di indegnità morale o di inaffidabilità sociale, non si potrà realizzare quella unità di intenti che è indispensabile per poter sperare di sconfiggere la mafia. Tre operai vanno su una gru di un cantiere edile a Scandicci, alle porte di Firenze, per protestare contro mancati pagamenti, ma poi quando scendono per definire un accordo è partita una rissa
che ha coinvolto 5 persone. I carabinieri, che erano già sul posto, sono intervenuti e col supporto di altri operai hanno bloccato lo scontro. Adesso veramente in cronaca, perché è stata archiviata la posizione dei 7 indagati di omicidio colposo, tra cui 5 poliziotti, un medico e un'infermiera del 118, nella vicenda di Arafat Arfoui, il 31enne tunisino morto nel 2019 durante un controllo di polizia a Empoli dentro un negozio di money transfer. Nell'ordinanza di archiviazione del GIP viene sottolineato che Arfoui non è morto per la posizione in cui gli agenti del commissariato lo trattennero durante il fermo, ma come stabilito dalle perizie il decesso è da attribuire a un arresto cardiaco provocato proprio dal combinarsi di fattori di rischio quali un'ingestione combinata di cocaina e alcol e stress psicosociale. Andiamo avanti, andiamo a Firenze e facciamo aggiornamenti sulle vicende legate alla Galleria degli Uffizi. È caos agli Uffizi per il blocco da parte del Ministero della Cultura dei contratti siglati per lo sfruttamento digitale delle opere del museo, il cosiddetto NFT. A riportarlo oggi il quotidiano La Repubblica, citando un'inchiesta della trasmissione Le Iene in onda stasera. Secondo il quotidiano, l'allarme suscitato per la possibilità di perdere la gestione, il controllo e lo sfruttamento delle immagini digitali di alcune delle opere più importanti del nostro paese avrebbe portato già nei mesi scorsi il direttore generale dei musei, Massimo Osanna, a firmare una circolare bloccando d'urgenza i contratti con la società milanese Cinello che si occupa degli NFT e oggi a decidere di non rinnovare quelli già siglati. Per riportare ordine ed evitare che si ripeta ciò che è successo è stata insediata anche una commissione. Tra gli altri musei coinvolti anche la Pilotta di Parma, la Galleria Nazionale delle Marche, Capodimonte e l'Archeologico di Napoli. L'accordo con gli Uffizi era stato firmato per 40 opere tra le più famose, per le quali vengono stabiliti prezzi e numero di copie massimo da mettere sul mercato, da acquistare o noleggiare. Il primo ad essere venduto è il Tondo Doni di Michelangelo, come annunciato un anno fa, per 240.000 euro e da lì i primi dubbi del Ministero che avrebbero portato al blocco dei contratti di oggi. Immediata la replica della Galleria degli Uffizi. I diritti non vengono in alcuna maniera alienati, si legge in una nota. Il contraente non ha alcuna facoltà di impiegare le immagini concesse per mostre o altri utilizzi non autorizzati e il patrimonio rimane fermamente nelle mani della Repubblica Italiana. Siena chiusi e Pisa, Lucca, Aulla. In treno è un vero e proprio disastro e scatta la rabbia dei lavoratori. La regione prende le difese proprio dei pendolari e si rivolge a FS. Bisogna cambiare passo. Treni soppressi, sostituiti da autobus insufficienti. Le tratte Siena chiusi e Pisa, Aulla sono un vero girone dell'inferno per i pendolari. Per entrambe nel mese di aprile è scattato il bonus destinato agli abbonati come risarcimento per ritardi e soppressioni. Sulla linea Siena-Chiusi, la peggiore del 2021, con 6 mesi su 12 di bonus, il servizio è tornato ai bassi livelli dello scorso anno, con ritardi pesanti, con posizioni decurtate anche sui treni di maggior interesse pendolare e molte soppressioni, con una programmazione del servizio sostitutivo emergenziale. È quanto spiega la Regione in una nota. Urge un deciso cambio di passo, il livello di criticità è troppo alto, avverte l'assessore ai trasporti Stefano Baccelli. RFI e Trenitalia devono fare uno sforzo perché la situazione è intollerabile e finisce sulle spalle dell'utenza che va salvaguardata, tutelata, avvertita. L'andamento è insoddisfacente, anche i sindaci sono preoccupati. È l'ora delle soluzioni, delle risposte. La prossima cabina di regia dovrà essere operativa in questo senso. Anche sulla Lucca-Aulla nel mese di aprile il servizio è stato insoddisfacente, con guasti infrastrutturali e problemi ai materiali che hanno causato troppo spesso soppressioni di treni fondamentali per lavoratori e studenti, anche in questo caso con disfunzioni del servizio bus sostitutivo. Sollecitato anche dai sindaci lungo la tratta, convocherò, ha concluso Baccelli, i gestori e gli amministratori. A seguito di alcune notizie apparse in questi ultimi giorni
sui giornali il riferimento a presunte spese extra, stiamo parlando del maggio musicale fiorentino, il Presidente della Commissione di Controllo, Antonio Montelatici, convoca con procedura d'urgenza il Sovrintendente Alexander Pereira e di questa vicenda c'è anche un'inchiesta della Corte dei Conti. Andiamo avanti adesso con immagini affascinanti, quelle di una città, Firenze, dall'alto, in volo con gli allievi della scuola aeronautica del Parco delle Cascine, la scuola 2. Dal 23 al 27 maggio sui cieli di Firenze volano le giovani aquile della scuola militare aeronautica Giulio 2. I 35 giovani del secondo anno hanno già volato con l'Aliante, ma è la prima volta ai comandi di un volo a motore. Grazie alla collaborazione del sistema aeroportuale fiorentino, Toscana Aeroporti e Aeroclub, l'iniziazione al volo si può svolgere da un paio d'anni direttamente all'aeroporto di Peretola. Gli allievi della 2 sono per metà ragazze. La scuola cerca soprattutto di piantare un seme che poi può sbocciare in mille rivoli, anche se il 50% di chi la frequenta prosegue poi nella carriera militare. Cerchiamo di trasmettere i valori, possibilmente anche con le tradizioni aeronautiche. Hanno circa 16 anni, ma in alcuni casi per tradizione familiare, in altri per passione solo personale, il mio babbo mi portava sempre qui a vedere gli aerei, raccontano di loro, hanno le idee molto chiare. Sicuramente proverò i concorsi per l'Accademia, quindi per restare in aeronautica. Possibilmente un pilota militare. Magari pilotare l'Eurofighter, quello sarebbe... Io vorrei fare il pilota. Dopo le ultime istruzioni si parte, doppi comandi e finalmente la prova sul campo, anzi in aria. Prima con un sorvolo sulla città, poi con esercizi più difficili, decollo e atterraggio, stalli e soprattutto le virate sfogate. Il tutto in formazione a 4. C'è la radio, certo, ma il contatto è soprattutto visivo e la danza in cielo dipende dalla bravura dei piloti. Alla fine è andata come si aspettavano? Meglio, sicuramente meglio, perché anche vedere i colleghi di fianco che volavano intorno a me, ci vedevamo proprio dal finestrino. Emozioni indescrivibili, per la prima volta mettere le mani sui comandi e capire che si stava pilotando davvero. Questi ragazzi avranno il brevetto da pilota ancora prima di prendere la patente. I migliori di loro avranno l'opportunità di volare con le frecce tricolori e con gli Eurofighter, ma la dedizione e l'impegno, ci tiene a sottolineare il comandante dell'Istituto delle Scienze Militari e Aeronautiche, sono gli stessi in tutti i reparti. Immaginatevi la parte search and rescue, il trasporto aereo, tantissime altre realtà che sono meno conosciute ma altrettanto dense di professionalità e di bravura e di competenza soprattutto e di passione. Il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco visita Casa Sicura a Pistoia. Visita del comandante nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi a Casa Sicura Giorgio Tesi, la struttura gestita dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che ha sede in Corso Gramsci a Pistoia e che si occupa di prevenzione degli infortuni e degli incidenti domestici. Il primo maggio scorso la struttura ha festeggiato i primi 8 anni di attività, arrivando a quasi 18.000 presenze di studenti di ogni età che hanno partecipato ai vari percorsi didattici sulla sicurezza all'interno della casa. È fondamentale in Italia, un paese che ha un'alta vulnerabilità dal punto di vista sia sismico sia anche dal punto di vista meteorologico, e purtroppo i cambiamenti climatici ce lo stanno confermando, abbiamo stagioni sempre più estreme, passiamo dagli incendi boschivi alle alluvioni, quindi investire sulla cultura dei più giovani è fondamentale e questo è un punto davvero di eccellenza che abbiamo noi in Italia. Qui a Pistoia, quindi Casa Sicura aiuta i ragazzi, i più giovani a sensibilizzarsi su certi aspetti che a volte vengono dimenticati. Questa è una struttura che si occupa di prevenzione, in particolare per i bambini e i ragazzi. Cosa trovano qui dentro? Cosa vedono? Vedono quello che normalmente non si vede nelle nostre case, cioè i pericoli della casa, che sembra che a casa nostra sia tutto a posto, ma in realtà ci sono dei seri problemi e pericoli che in ogni momento possono essere anche fatali. Vi ricordo ancora che è iniziato oggi e fino al 6 di giugno prossimo lo switch off, il cambio di canali per Toscana TV, che potrà essere ricevuto da oggi in provincia di Massa ma poi per le altre province.
sul canale numero 11 e qui vedete tutte le istruzioni per la sintonizzazione automatica. Noi ci lasciamo, non prima di avervi ricordato che la serata di Toscana TV si apre alle 21.15 circa con il film Storia di una monaca. È tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie di essere stati con noi. A domani, arrivederci.